Ciao amici appassionati, siamo Adria al volante della Opel Astra TCR del team Tecnodom Motorsport, la macchina che da sorpresa è diventata una delle protagoniste del campionato italiano TCR, con Kevin Giacone al volante. Molto curata l'ergonomia del posto di guida, con volante e pedaliera perfettamente in asse col sedile, a vantaggio della naturalezza dei movimenti. Perciò azione, la partenza è agevole, grazie alla buona modulabilità della frizione, che poi non utilizzeremo più fino al rientro in box. Fin dai primi metri apprezziamo la rapidità del cambio sequenziale SADEV, che già ben conosciamo. Altra particolarità che apprezziamo è la taratura del differenziale autobloccante, non particolarmente aggressivo sia in rilascio che in trazione, a tutto vantaggio di una guida fluida. Anche la risposta del motore in accelerazione è pronta e corposa fin dai bassi regimi, ma meno aggressiva rispetto a quella di altre TCR, ad esempio l'Audi RS3 che avevamo provato sempre qui ad Adria, tanto da sembrare anche un po' meno brillante in allungo, pur raggiungendo una buona velocità di punta. Una impressione probabilmente determinata anche dall'obbligo imposto dal BOP, Balance of Performance, di parzializzare al 95% l'apertura della farfalla e dalla scelta tra le differenti mappe disponibili in termini di risposta dell'acceleratore. Soluzione che certamente aiuta a non stressare particolarmente gli pneumatici anteriori nello scaricare a terra l'abbondante cavalleria e coppia disponibili. Ricordiamo che sono 350 cavalli a 6500 giri e 420 Nm disponibili da 3000 a 5000 giri. Il pilota comunque deve metterci anche del suo per salvaguardare le gomme anteriori, uno dei punti deboli delle trazioni anteriori. In accelerazione non bisogna essere troppo aggressivi, cercando di anticipare il momento in cui dare gas, soprattutto nei continui tornanti di Adria, altrimenti si usura la spalla degli pneumatici anteriori e si comincia a subire sempre di più il sottosterzo. Uno dei punti invece più critici che abbiamo trovato nella Opel Astra riguarda la fase di staccata ingresso curva, dove cercando di forzare la frenata, peraltro bella precisa e potente, si innesca un certo movimento del posteriore, effetto che può essere certamente sfruttato per far voltare la macchina, come si usa a dire in gergo e si tende ad ottenere con la messa a punto sulle trazioni anteriori, ma per trarre vantaggio da questa situazione occorre arrivare ad avere un buon feeling con la vettura. In questo frangente comunque siamo agevolati dall'inizio inserimento preciso dell'anteriore, così come della buona precisione di traiettoria nella fase di percorrenza di curva. Insomma, l'Opel Astra TCR ci è parso davvero una vettura con un ottimo potenziale, come del resto confermato Kevin Giacone in questa stagione nel tricolore TCR. Ma adesso sentiamo cosa ne pensa uno che se ne intende, sia dal punto di vista tecnico che di pilotaggio, Luca Rangoni, che ci aspetta al nostro rientro in box. Luca Rangoni, general manager diciamo del team Tecnodom, diciamo sono quello che un po' gestisce la cosa, segui la famiglia, ok, pluricampione, pilota molto veloce. Allora, due cose: tu hai anche una bella esperienza di pilotaggio, sei riuscito anche a fare qualche giro. Sì. Ecco, le tue valutazioni. La valutazione è di una macchina molto compatta, molto sincera. È una macchina che, avendo un ponte molto rigido posteriore, si muove con una certa facilità, però io adoro le macchine perché la trazione anteriore deve essere una macchina molto libera sul posteriore, e questa è una macchina che mi dà la possibilità di affrontare la curva con un poco angolo di sterzo, e per quel che riguarda l'usura di una gomma è fondamentale per far sì che, se ti aiuta nella prima parte, tu riesci a dar gas in un determinato modo. Se devi usare tanto angolo di sterzo quando la porti alla corda diventa tutto più complicato. E quindi da quel punto di vista la macchina è molto performante. Poi dopo, logicamente, bisogna andare dietro all'accelerazione, non essere violenti, perché sennò per poco sapere che cominciamo a creare patinamento alla ruota, perdiamo la temperatura della gomma, insomma arrivare con gli ammortizzatori, su quelle cose che non abbiamo ancora scoperto al 100%. Sì, il lavoro classico, cioè, di perché di base è una macchina che nasce bene, non è una macchina difficile, non è una macchina che quando vai a frenare non risponde, scorbutica, o quando vai sull'acceleratore è una macchina che appena tocchi scappa, assolutamente no. È una macchina che va capita e da quel punto di vista va sviluppato. Cioè, si mantiene lo schema MacPherson, sì. Normalmente si viene cambiato il triangolo sotto, si lavora sui punti. Il triangolo è stato ricavato dal pieno con la sospensione KV, perché Opel ha deciso di usare gli ammortizzatori KV e di conseguenza ha fatto un bel lavoro perché ha lavorato anche per un discorso di cast, vedi che molto arretrato verso l'interno.
hai la possibilità di poter dare camber più o meno fino a un determinato modo, hai le regolazioni del rebound sotto e il bump invece è posizionato sopra sulla valvola, sul serbatoio sopra in alto. Ok, il camber da dove lo modifichi? Da questa piastra? Sono delle piastrine all'interno. Ok, qui degli spessori. Degli spessorini dove tu puoi dare e togliere il camber. Qui ecco l'idraulica dell'ammortizzatore è libera per quanto riguarda l'idraulica, diciamo, e poi lavori su loro su... logicamente sai che fanno uno sviluppo iniziale, poi dopo ai clienti, perché poi alla fine siamo tutti clienti, mm-hmm. No? Loro trovano un loro setting, te lo danno, poi tu puoi lavorare con quelle 25 regolazioni quelle 25 regolazioni che hai di base, dal duro al morbido, però più di tanto non è che dopo modifichi, sì, una volta che trovi quello viene standard, viene depositato, in fish, dopo deve essere quello, okay. Tu, perché loro ti danno quello e deve essere quello. Ecco, questo che per quanto riguarda le molle. Ecco, le molle invece hai, poi c'è libertà, non ci sono vincoli, ok. Ecco, da lì poi dalla molla vediamo con le ghiere della molla lavori anche per l'altezza della vettura. Sì, anche perché sai bene che nel regolamento internazionale la misura da terra della vettura partendo dallo speed o dal punto più basso della vettura deve essere di 80. Limite di conseguenza devi lavorare molto su quell'aspetto. Allora, qui vediamo che è un bel impianto frenante. Sì, questo è uguale per tutti, cioè le misure sono date sempre dagli organizzatori del TCR, infatti a livello di freni non si è mai avuto problemi, come a livello di cambio, quel cambio SADEV col suo differenziale, un differenziale molto... Questi cosa sono? 380? 380, 380 sì. Con pinza, 4 pistoncini. 4 pistoncini. Della sì. P-Racing. Della P-Racing. Ok. Vediamo raffreddamento. Sì, insomma, un bel raffreddamento, hai visto con l'interno in carbonio, quindi per far sì che quando prendi aria che distribuisce bene in maniera omogenea, quindi è fatta molto ad hoc, diciamo. Nel caso dovesse fare molto calore, vedi, ci sono quelle paratine in plastica, vedi questo pezzo in carbonio, chiedo scusa. Durante l'estate, quando era tanto calore, ci è stato consigliato nel caso di calarle per far sì che il calore sfoghi meglio e le temperature riescano a dissipare. Sì, evacuare l'aria calda in modo che insomma. Ecco, l'ultima cosa, poi lo vediamo anche nella pedaliera. Certo. Qui hai le doppie pompe con un ripartitore di frenata sui due assi, in più un regolatore sul posteriore. Sì, che quello. Di base, guarda, il regolatore sul posteriore abbiamo trovato una situazione e non lo stiamo a muovere più di tanto perché ho visto che è quella giusta. Più che altro noi andiamo a regolare la frenata in base al degrado, la ripartizione in base al degrado. E il pilota può vederlo sul cruscottino, la percentuale. Sì. Io di più rispetto al fatto di avere dei multilink con sospensioni dietro che invece si muove. Questo, soprattutto poi nei passaggi sui cordoli, così quando la macchina un po' crea qualche problema in più. Qui abbiamo, vabbè, anche qui l'ammortizzatore K1 regolabile, anche in questo caso. Questo. Ecco, vedo che la barra voi la tenete staccata. Sì, proprio dato dal fatto che avendo questa assale, chiamalo molto rigido, attaccare la barra... Peggiore andrebbe. L'anteriore, avete una barra fissa? Cioè, no, una barra o ci sono più possibilità? Tre regolazioni, però diciamo la barra è quella no, in fissa. No, la barra rimane. È quella, sì. Ok, perfetto. Poi al posteriore vedo che abbiamo un disco chiaramente più piccolo, con la solita pinza, due pompanti, per cui insomma niente di più. I punti, diciamo, i quattro punti della sospensione, i punti cardinali della vettura, per far sì che abbia le giuste torsioni e possa avere anche la giusta sicurezza. Per cui lavora ovviamente per la sicurezza, ma poi diventa in effetti quello che è il vero telaio della macchina. Allora, detto questo, sulla carrozzeria invece quali modifiche si possono fare? Sulle carreggiate, quindi si lavora un po' sui bracci di sospensione, si allungano perché abbiamo la possibilità di lavorare da quel punto di vista e logicamente viene rifatto tutto quel che riguarda l'aerodinamica perché hai la possibilità di allargare i parafanghi. Anche perché qui la carrozzeria deve coprire la mezzeria della ruota, quella del regolamento, il limite un po' è quello. Sì, però abbiamo visto che è diventato molto importante lavorare per far sì di dare carri, abbiamo visto con l'Audi, abbiamo visto con altre macchine, cioè quindi lavorare bene con lo splitter e lavorare per quanto è uguale per tutti, però dargli il carico giusto, i parafanghi che abbiano i flussi d'aria giusti sono fondamentali perché puoi perdere o guadagnare velocità nei rettilinei, sai bene che 2-3 km contano molto, riesci a guadagnare fanno sempre bene per l'effetto primario e per i motori per turbo il raffreddamento, perché se riesci a trovare il giusto raffreddamento sappiamo bene che i motori turbo se quando comincia a scaldare molto arrivano delle temperature importanti sono buoni di perdere anche 20-30 cavalli, quando cominci a perdere 30 cavalli
Ok, per cui abbiamo una parte aerodinamica che è l'anteriore, questo fatto qui del corpo, che ci deve essere comunque la fluidodinamica dinamica interna, che è molto importante. I parafanghi, le minigonne laterali, e arriviamo al posteriore. Sì. La posteriore, anche in questo caso di monoplano, cioè profilo singolo, sì. Il disegno in questo caso è uguale per tutti, il direzionamento, però il reggimento è importante. Puoi lavorare sul posizionamento. Sì. Non puoi esagerare, perché anche partiamo da una pedaliera che può essere regolabile, quindi può andare. Per cui in questo caso si tiene la posizione normalmente fissa per quanto riguarda il sedile, si cerca sempre di estremizzare il sedile più indietro possibile. C'è un limite. Ah, il limite è lo fa rompare. Il limite è rompare, da lì non puoi più scappare. Però logicamente, come vedi, c'è un piantone molto lungo e la possibilità di poter gestire la pedaliera per far sì di logicamente lavorare il pilota in sicurezza. In modo che sia ergonomicamente in posizione ideale. Proprio per quello è stato studiato il fatto di poter muovere bene la pedaliera. Però se tu vedi molto chiaramente il sedile quasi fine corsa per tenere il più possibile i pesi per centrare i pesi, e oltretutto verso centrato anche verso l'interno, perché tu vedi problema. Anche a livello di postazione, quando hanno fissato i due tubi del roll bar, quelli che per sostenere il sedile, gli attacchi sono stati messi molto verso e anche la pedaliera di conseguenza per metterlo in asse. Tra l'altro vediamo che lì sotto ci sono le pompe per quanto riguarda la frizione, ma soprattutto le doppie pompe dei freni, del pedale freno, che è quello che dicevamo prima per la ripartizione tra anteriore e posteriore. Infatti noi qui dentro all'interno abbiamo la possibilità di lavorare sulla ripartizione del freno e gestire, che abbiamo quindi il comando, quel che riguarda solo il regolatore posteriore, che come ti avevo detto prima noi abbiamo trovato un giusto equilibrio da quel punto di vista, quindi lo muoviamo il meno possibile. Lavoriamo invece col ripartitore quando abbiamo un degrado di gomma, quando vediamo che la macchina tende un po' a bloccare, quando hai la gomma buona in qualifica tendi ad avere una frenata molto tosta sull'anteriore, quando vedi che comincia a degradare la gomma a quel punto allora vai a dare un po' meno pressione all'anteriore per far sì per stressare meno la gomma. Ecco, poi vedo una leva là che però non è... Allora, la leva adesso è diventata un po' la moda, sembra che se nessuno ha questa leva non sia più in grado di partire. Abbinato al launch control, che è un sistema posizionato sul volante che ti limita i giri motori in partenza... Ecco, questo cosa succede? Il pilota tiene schiacciato l'acceleratore, questo limitatore limita il regime di giro a 4.000. Tu inserisci la marcia, metti la frizione in tiro, quindi il motore in tiro, e tieni questa leva in modo che la macchina non si muova, perché sennò ovviamente viene paralizzata. Avendo due piedi, in questo caso tu tieni frenata la macchina con infatti, la leva. Il gas, l'altro devi tenere puntato sulla frizione, l'altro lo tieni sul gas, quindi in modo a 4. Questo serve anche per far puntare la macchina di anteriore in modo da avere una frizione subito al momento migliore. Quali altri comandi abbiamo? Allora, al di là delle poter a destra salire, a sinistra scendere, le marce, il cambio marcia, abbiamo il neutral che serve per inserire e disinserire le marce nel momento della partenza, quando sei in folle e vuoi metterla prima devi pigiare prima il pulsante verde con il piede sul freno, quindi si inserisce la marcia, poi dopo quando molli la frizione dopo le marce le cambi senza più tali, e poi dopo abbiamo le mappe per far sì che nel caso di pioggia avere un rapporto sull'acceleratore, sul pedale dell'acceleratore, dell'acceleratore un po' più meno cauta, brusco, per far sì di avere meno patinamento che quindi, ti può aiutare in condizioni appunto precarie di tenuta. Bene, vi abbiamo spiegato come è fatta l'Opel Astra TCR, ma adesso è il momento di tornare in pista. Alla prossima.